attraverso il gioco vediamo come le culture siano molto più simili rispetto a quello che si pensi. L'ospite di quest'anno sono le regioni del sud della Francia. È uno dei paesi che sono più ricchi dal punto di vista sia delle tradizioni ludiche, giochi e sport tradizionali, sia come cultura territoriale. È sminuente per la cultura stessa di questo paese, proprio per la ricchezza che ha, portare tutte le regioni. Non ci saremmo riusciti. Le relazioni degli italiani con i francesi sono sempre stati particolari ma forti, nel bene e nel male. Non a caso sono per noi i cugini transalpini. Una delle attività più comuni e praticate in Francia sono i giochi di birilli, le quilles come le chiamano in Francia. E loro hanno parecchie modalità di gioco. Ci sono federazioni che comprendono centinaia di migliaia di giocatori, quindi noi abbiamo una rappresentanza di queste modalità di gioco. Abbiamo peraltro migliaia di giocatori che giocano alla pétanque, che è conosciuta anche da noi, viene giocata anche in Liguria, è uno dei giochi di cui parlavo prima, dove vedremo gruppi italiani e gruppi francesi confrontarsi, ma sostanzialmente con la stessa modalità. Delle attività che spero venga, è un'attività di danza fatta su trampoli, e ultimamente ci sono proprio dei gruppi di danza che a ritmo della musica tradizionale del Nouvelle Aquitaine danzano su trampoli. È una delle colonne del festival, su quello non c'è dubbio. Non a caso le domande che ci rivolgono le istituzioni, ma i cittadini che incontriamo, ma ancora qualche giorno dopo la fine di un'edizione, sono chi ci sarà l'anno venturo. E per noi è particolarmente significativo vedere come moltissime volte, il più delle volte, le attività di gioco che arrivano, anche se arrivano da molto lontano, sono molto simili ai giochi che pratichiamo noi, nonostante arrivino da migliaia di chilometri di distanza. L'edizione del 2003 con 8 giochi, il primo salto effettivamente lo abbiamo avuto l'edizione successiva. Siamo passati da 8 giochi sostanzialmente limitati alla nostra provincia, nel 2004 siamo passati da 8 a 32. E lì è stato il primo vero salto. Altro salto è stato l'anno successivo, il 2005, quando sono arrivate le prime comunità non italiane. Perché noi facciamo risalire l'ospite d'onore al 2006 con la Spagna, ma effettivamente la prima internazionalità c'è stata l'anno precedente con delle comunità che sono arrivate dalla Francia, dalla Spagna e dalla Scozia